paese del Polesine. Da una parte il fiume, dall'altra la campagna. È la porta del Delta del Po. La popolazione scolastica di Popozze conta mediamente un 25-30% di stranieri, spesso di recente immigrazione. Non di rado questi ragazzi arrivano da noi ad anno scolastico già iniziato, con le difficoltà di inclusione che è facile immaginare. Ed è qui che la tecnologia ci dà una mano, una grossa mano. L'anno scorso sono arrivati da noi i Chromebook, che sono dei computer portatili. In Italia si studia questa materia, storia. Piramide alimentare. Alla base ci sono gli alimenti da consumare tutti i giorni. Rinascimento uguale rinascita. E cosa studia la storia? Presente, passato o futuro? Ecco come lavoriamo a scuola. Ciascuno di noi ha il suo computer personale e lo usa per stare al passo con il resto della classe. Il traduttore mi permette di capire gli altri e imparare l'italiano. E possiamo fare tutte cose che fanno i nostri compagni. Più o meno. Le prof hanno creato una classroom solo per noi. L'abbiamo chiamata Ce la faremo.